quest'anno a Laurito, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è tornata l'antica Fiera degli Animali, storicamente organizzata il sabato e la domenica successivi alla memoria liturgica della Madonna del Carmine. Una iniziativa che affonda le sue radici già nel 1400 e che dopo 40 anni di pausa è stata recuperata da 4 anni per volontà del sindaco Vincenzo Speranza. Noi crediamo molto nella ruralità e crediamo che un elemento caratterizzante della ruralità possa aiutare molto a sostenere chi ancora, e sono molti, e sono sempre di più, continua a credere in questo territorio, ad investirci e a stare a fianco alle amministrazioni che possono dare opportunità e quindi sostenere la crescita di un movimento imprenditoriale, soprattutto dei giovani, che può essere di grande sostegno nel settore anche dell'allevamento. Alla presenza degli allevatori, il parroco, Don Aniello Carinci, ha benedetto gli animali. Un legame tra storia, cultura, economia rurale e fede, che conferma la propria importanza e il senso di comunità. Oddio, che tutto hai disposto con meravigliosa sapienza e all'uomo fatto a tua immagine hai conferito il dominio su tutte le creature. Stendi la tua mano perché questi animali ci siano d'aiuto e sollievo nella nostra necessità e fa che in un armonioso rapporto con la creazione impariamo a servire e ad amare te sopra ogni cosa. Per Cristo nostro Signore. Amen. E ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, primizia della creazione nuova e fonte di ogni benedizione. E il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente amore, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.